Oggi un convegno importante al Grand Hotel Majestic. Come mai e di che cosa si parlerà? Sì, oggi abbiamo il convegno regionale del CIPOMO. Il CIPOMO è il Collegio Italiano dei Primari di Oncologia Medica, che si riunisce ogni anno. Questo è un evento che doveva essere fatto nel 2020, ma a causa Covid è stato spostato ovviamente a quest'anno. Si parlerà prevalentemente di comunicazione. Questo è il titolo: comunicazione o come è cambiata la comunicazione in epoca Covid. A latere ci sarà però anche una parte scientifica legata a un approfondimento di quelli che sono i farmaci innovativi che maggiormente vengono utilizzati e che ci stanno dando più efficacia in questo momento. Abbiamo la fortuna di avere qui praticamente tutta l'oncologia piemontese e anche il presidente nazionale del CIPOMO, il dottor Cavanna, che tra l'altro ha avuto un ruolo molto importante nel periodo Covid, ha attivamente messo in essere quelle che erano le cure domiciliari come primo per i malati oncologici. Ecco, si è parlato tanto di malati oncologici durante il periodo del Covid con gli ospedali che insomma erano saturati dall'emergenza pandemica. Com'è adesso la situazione? La situazione è sicuramente più tranquilla, il vaccino è stato veramente fondamentale. Abbiamo una situazione in ospedale tranquilla, ma non solo da noi, bene o male, diciamo sotto controllo, sicuramente sotto controllo. Noi abbiamo vaccinato tutti i nostri pazienti in trattamento attivo durante aprile e maggio, sia come prima che come seconda dose, presso i nostri locali, quindi gli infermieri dell'oncologia, i medici dell'oncologia, e così contiamo di fare in ottobre per fare la dose aggiuntiva che ha previsto il governo. Quali sono i temi che avete approfondito e approfondirete oggi? Si dovrebbe aprire una nuova era, non più pensare soltanto alle medicine, non più curare la malattia, ma curare il malato. La differenza sembra sottile dal punto di vista delle parole, ma è molto profonda, perché chi è malato di tumore deve continuare a vivere, continuare a lavorare e cercare di portare avanti la propria vita il più normale possibile. Ecco, durante il Covid il problema della comunicazione forse si è acuito ancora di più. Covid è stata una tragedia, ancora per certi versi, perché ha creato anche un ulteriore disagio nei malati che venivano ricoverati, non potevano più vedere i parenti. Pensiamo ad una persona anziana ricoverata senza che perda i contatti con la famiglia, e noi stiamo lavorando anche su questo settore per far sì che vengano ripresi più rapidamente possibile sia gli screening, ma soprattutto anche la possibilità dei parenti di entrare in ospedale, di entrare nei posti dove si curano i pazienti. I parenti devono essere vicini ai loro malati.